probabilmente la meno bella, sì, ma sul gioco, sulla fase di possesso, non credo che posso pretendere di più dalla squadra, perché in linea generale è difficile affrontare una squadra chiusa, con un campo così è ancora più difficile. Siamo venuti qua e abbiamo provato a giocare, ma era complicato, era complesso, quindi se devo dire che dove la squadra deve migliorare sono sotto altri aspetti, perché se oggi devo chiedere alla mia squadra di migliorare la fase di possesso sarei un po' troppo pretenzioso per le condizioni del campo. Invece dal punto di vista difensivo secondo me abbiamo concesso troppo, anche se ci hanno tirato poche volte in porta, però nella gestione del recupero delle prime palle potevamo far meglio. Rimane una vittoria importantissima per noi, come hai detto tu, perché una squadra forte è una squadra che vince anche giocando non benissimo. Mi è piaciuto molto lo spirito, battagliero che la squadra ha portato in campo. Naturalmente non siamo stati perfetti, ma ci sta. Però lo spirito c'è stato, la voglia di lottare su tutti i palloni non è mancata. Poi certo potevamo fare un po' meglio, ma lo spirito che bisogna avere in questi campi è quello giusto, perché altrimenti non porti a casa una vittoria. Poi nel conto degli episodi siamo stati bravi, perché non abbiamo finalizzato molto, nelle poche occasioni che abbiamo avuto siamo riusciti a fare gol, e quindi i ragazzi sono stati davvero eccezionali dal punto di vista realizzativo. Ma questo viene, non credo che sia questione di fortuna, viene perché ci credi fino alla fine. Viene perché hai un approccio alla gara, hai un approccio alla lotta con coraggio. Accetti la sfida, accetti la stanchezza e quindi vai avanti durante la partita non mollando mai, che è la nostra filosofia, e questo è apprezzabile da parte della squadra. Allora, ho fatto un cambio perché loro, giocando 3-5-2, io pensavo di avere più spazi. Noi siamo partiti 4-3-3, abbiamo cambiato il modulo. L'assenza di Santoro a centrocampo mi ha fatto fare questa scelta perché avevo un po' il timore di subire il loro centrocampo e abbiamo iniziato 4-3-3. Però loro, non slegando con i quinti sui nostri terzini, e rimanevano bassi, ogni volta che prendevamo la palla con gli esterni eravamo bloccati e quindi non si vedevano sviluppi di gioco. A quel punto ci voleva un po' più di qualità da parte degli attaccanti, cosa che è mancata un po' al primo tempo. Perché quando loro sono bravi a chiuderti è la qualità nel saltare l'uomo, è la qualità nel gestire meglio la palla che fa la differenza. Rimanendo sempre nel fatto che oggi il campo era difficile giocare, quindi non so dov'è il limite tra la nostra mancanza di qualità e il campo brutto. E poi il secondo tempo ho cambiato proprio per questo motivo, perché col 4-3-3 in fase offensiva non andavamo bene. Andavamo bene in fase difensiva, ma in fase offensiva non producevamo sviluppi di gioco. E quindi siamo tornati al 4-2-3-1 e devo dire che alla fine abbiamo subito gol su una situazione un po' così sporadica, in cui loro sono stati bravi, potevamo far forse meglio, ma ci sta, non era facile, insomma. Non è successo niente, nel senso che la squadra avversaria ha un po' subito emotivamente la sconfitta, perché prendere gol al 90° non è mai facile, quindi è venuto fuori un po' di nervosismo, ma io ho solamente ascoltato e non ho reagito, non ho parlato, ho portato la mia squadra dentro gli spogliatoi, perché non era il caso di star lì e scendere a quel tipo di situazione, non è da noi. Noi dobbiamo essere bravi a lottare in campo, poi quando l'arbitro fischia la partita i giochi sono finiti, dobbiamo avere la lucidità di star calmi e di tornare dentro lo spogliatoio, sia che vinci sia che perdi. Per quanto riguarda la classifica, è una classifica che naturalmente fa piacere a me, fa piacere alla squadra, al presidente, a tutto l'ambiente, no? Credo anche a voi che lavoriamo costantemente, no? Per la squadra. Però non va guardata, ripeterò sempre quello, perché siamo all'inizio, la squadra anche in queste partite dimostra di avere molto carattere, però c'è tanto da lavorare. Adesso affrontiamo un periodo molto difficile, Catanzaro, poi Catania. Non è semplicissimo, ma detto questo, la classifica è bella, perché significa che la squadra ha quel potenziale che io immaginavo all'inizio del mio percorso.